Ciao ragazzi, ben ritrovati, Andrea Cervone e Francesca Siciliani. E cosa sono questi? Cosa saranno? Dobbiamo far indovinare a loro. Li abbiamo finalmente ricevuti e quindi abbiamo anche provati già per qualche giorno. E niente, quindi queste sono le nostre prime impressioni. Ah, partiamo dal più atteso, Francesco, che è sicuramente quello che hai in mano tu. Ok, allora, questo come potete vedere è l'iPhone 6 Plus. Allora, quello più grande, quindi il modello da 5.5 pollici, e avrete modo di vedere la differenza di dimensioni con il 6 da 4.7 e le prime impressioni sono abbastanza buone, perché comunque è grande, però io avendo una mano grande riesco a tenerlo con una mano senza che mi possa scivolare, insomma lo tengo abbastanza saldamente e sì, magari nell'utilizzo, ora provo a... Non riesco a coprire tutta quanta la parte di schermo, però la funzione del doppio tap sicuramente mi viene in aiuto per poter inserire le informazioni o comunque qualsiasi tipo di input nella parte più alta del dispositivo. Mentre diciamo che il 4.7 allo stesso tempo è comunque grande, no? Perché è comunque più si grande, sente una sì. Differenza rispetto al 5S. Però si riesce ancora a usare con una mano, quantomeno il mio pollice che fa parte di una mano abbastanza grande, arriva senza problemi da una parte all'altra dello schermo. Quindi sì, come hai detto tu giustamente, il reachability, la funzione che fa scendere l'icone, c'è anche su iPhone 6, però ha meno senso secondo me, quindi sul Plus diventa sì, forse indispensabile. Sì, è fondamentale qui, perché spesso e volentieri, soprattutto nella navigazione con Safari ad esempio, oppure se vogliamo usare la scorciatoia rapida per tornare in alto sulla pagina, il doppio tap sulla barra di stato, queste piccole cose insomma richiedono l'utilizzo di questa modalità, perché non ci si arriva alla parte superiore dello schermo, neanche volendo. Mentre per quanto riguarda lo schermo in sé, io ho appena aperto comunque il mio iPhone 6, che è quello piccolino da 4.7 pollici. Vediamo, sì, vediamo un attimo la differenza. Ho notato una cosa, cioè che intanto la luminosità è migliorata assolutamente rispetto a quella del 5S. Poi una cosa che mi fa piacere anche, che non so se hai notato, non abbiamo parlato prima, sì. Si sono un po' ridotti questi bordi neri, se sì, ci fai caso, rispetto al 5S. Il bordo nero si nota meno, anche sul modello bianco, dove solitamente si notava di più, perché chiaramente intorno è bianco. Mentre si nota davvero poco. E poi l'effetto che mi ha fatto subito è di uno schermo quasi che usciva, sì, le icone quasi uscivano sì. Fuori dallo schermo, quindi un effetto anche questo molto piacevole. Penso sia dovuto comunque anche allo spessore, insomma, al fatto che sia così sì. Sottile e abbastanza luminoso per essere così sottile, anche la nuova risoluzione comunque sia si nota. Forse su questo si nota ancora un po' di più, perché certamente anche perché è più alta la risoluzione più alta, però comunque lo schermo è presente, è molto più presente rispetto agli altri iPhone, considerando comunque che ogni iPhone nuovo ha rispetto all'iPhone vecchio uno schermo comunque uno schermo più risoluto, più grande, sì, negli ultimi anni. E sempre parlando di schermo, anche questa cosa qui del bordo completamente arrotondato e anche dello schermo, in realtà del vetro davanti arrotondato, sì. È molto comodo anche quando ad esempio sai scorri indietro in questo modo nelle impostazioni, mm-hmm. È una cosa veramente molto fluida, molto fatta bene secondo me, pensata bene da Apple. E mentre sul design, insomma, l'abbiamo visto chiaramente sì. Prima, ma adesso a vederlo di persona come... Vabbè, sicuramente più rifinito dei modellini che avevamo visto, che avevamo fatto vedere anche in giro, però devo dire che sono molto contento. Avevo paura, tanto se lo ricordano tutti, delle bande, ne avevamo parlato tante volte, però devo dire che non disturbano più di tanto, anzi... Forse su questo colore si vedono anche relativamente poco, comunque sì, fanno un'ottima impressione. Il design mi piace parecchio, anche se è più arrotondato, sembra quasi un ritorno alle origini, differente dal 4 in poi, che sono stati molto più squadrati, perché da 4S, 5S. Diciamo che, come ha fatto giustamente notare qualcuno, sembra anche un ritorno forse al primo iPhone, proprio come stile. Sì, anche la mela. Un'unica scocca, la mela che si trova sotto la scocca, mm-hmm. Quindi sì. Però guardando il retro adesso non possiamo tralasciare quella fotocamera. La fotocamera è sporgente, qui non lo vedete perché
siamo troppo lontani, però comunque c'è questo, parliamo di pochissimo, però comunque c'è questa fotocamera sporgente. È una cosa così grave secondo te? Beh, non tantissimo, sinceramente non si nota neanche. Poi la copertura in zaffiro, come avevi detto tu da in qualche video, non ricordo dove l'avevi detto, però la copertura in zaffiro comunque la rende resistente, quindi non vi preoccupate se l'ho appoggiato da qualche parte con la fotocamera sporgente, non si dovrebbe comunque neanche graffiare. E a te ha dato... Anzi, pensavo fosse più sporgente. Diciamo che quella dell'iPod Touch che ho io, così ad occhio e croce, è forse anche più sporgente, non lo so. Magari può essere anche un effetto, perché essendo il dispositivo più grande tu noti meno la sporgenza della fotocamera. Però no, non è assolutamente una cosa che secondo me è un problema grave, ecco. Magari può dar più fastidio, possono dare più fastidio le linee dietro per chi non le accetta subito, specialmente appunto secondo me sul modello Gold è quello dove si notano di più, perché le linee sono bianche e dietro è praticamente oro. Forse appunto, come ha detto già Francesco, sul Silver si notano meno perché grigie sono le linee, grigio è il retro, quindi... Quindi avete visto che lui ha preso il silver alla fine. Ha detto: non vi dico cosa prende, non vi dico il colore sorpresa. Era il silver, quindi. No, è un'altra cosa, ecco, noi ci vedete che stiamo sempre guardando qui perché siamo ancora innamorati chiaramente di questi design veramente fatti bene. Questo tasto qui io non riesco mai a prenderlo, continuo a cercarlo con Io mi sono abituato. Ma sin da subito, vabbè, sarà anche la dimensione più grande, mi porta comunque ad arrivare fino a qui con il dito, quindi non hai alternativa. Non posso andare certo qui, però... No, io invece ogni tanto cerco di fare così e poi mi ricordo che credo in realtà... Credo sia per la dimensione che ti può sembra... Essere... Anche perché avevo provato l'HTC One, che era più o meno grande uguale, anzi pure più grande, e aveva il tasto qua sopra. Mm. E quindi era un qualcosa ancora di fattibile. Sì, ma secondo me, non ho notizie, non ho leak, però l'hanno messo qui anche sul 6 normale, proprio perché li hanno pensati insieme e quindi hanno voluto fare una cosa continua. Sì, per non metterlo da una parte qui... No, avrebbe differenziato troppo, si sarebbero persi nel design. Mentre un'altra cosa così delle prime impressioni, perché poi chiaramente arriveranno le recensioni specifiche, hai notato, io ora non per farmi pubblicità, ma avevo scritto un tweet interessante su questa fotocamera, che è una cosa pensata secondo me, cioè questa fotocamera, questo ritorno qui a sinistra per centrare i selfie. Oddio, tutto può essere, considera che stiamo aprendo questo modo. No, beh, figurati. Ci sono smartphone che sono nati apposta con la selfie cam. No, beh, la mia era una battuta, però non ho visto dei tweet, non solo il tuo, che parlavano, che sostenevano comunque questa teoria. Sì, ho visto anche delle foto, hanno ripreso la foto che ha fatto nella conferenza durante la demo, sono state fatte dove c'era la prova di quella modalità dei messaggi rapidi, quella della fotocamera integrata nei messaggi di iOS 8, cioè la prova del selfie, quindi secondo me un minimo, forse anche questo sì. Magari se lo tieni così e te lo sposti è leggermente più comodo. Vabbè, non siamo esperti. No, è vero, effettivamente, se si tiene il telefono con una mano tu avrai qualche problema a farlo. Però no, scherzi a parte, può essere una cosa voluta, ma magari non lo è. È più che altro una questione che non c'era spazio forse per inserire qui sopra tutto il modulo della fotocamera, ad esempio. Sopra c'è comunque il sensore di luminosità. Sì, sopra è tornato il sensore di luminosità, che invece era al posto della fotocamera attuale di iPhone 6 su iPhone 5S. Sì. E niente, dai, allora poi li vedremo meglio chiaramente in altri video specifici. E un giudizio così al volo, quanto ti piace da 1 a 10? Come... Direi 8 e mezzo, 9. Quindi perché... sei convinto sempre? Sì, sono contentissimo della scelta, anche se è abbastanza grande. È quello che non lo fa arrivare al 9 e mezzo. Il 10 non si dà, mai, però al 9 e mezzo diciamo non si arriva. Tu? Se non si dà 10 io l'avrei dato. Io non lo do mai, diciamo che io sono anche io molto felice e convinto ancora della mia scelta, quindi... per quello che messaggi, per quello che voglio io da un telefono, è ancora lui quello che mi dà di più, quindi anch'io dai 9 e mezzo. 9 e mezzo, 9 e mezzo pari. Poi vedremo le recensioni complete in cui insomma verranno fuori un po' di sia i pro più forti di ogni telefono, anche qualche contro, perché chiaramente ce lo sapete già. Vabbè, anch'io, diciamo, tu hai più batteria ad esempio. Quello sì. Va bene, allora al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.
Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple.